Gladio, così come è stata definita, individuata, descritta oggi, è una componente di quelle che ho sempre chiamato strutture parallele. C'è un esercito invisibile, non predisposto per una battaglia, una guerra esterna contro un ipotetico invasore, ma addestrato ad operare all'interno contro quello che in tutti gli ambienti militari è stato sempre definito una quinta colonna dell'Unione Sovietica, il Partito Comunista e le forze di estrema sinistra adesso collegato. Dell'estrema destra, per un motivo molto semplice. È una in corso una battaglia anticomunista. Nel 1945 non è finita la Seconda Guerra Mondiale ed è iniziata la Terza Guerra Mondiale.